Allora, questa mattina iniziamo a vedere alcuni algoritmi, no, che lavorano sui grafi. Finora ci siamo occupati della rappresentazione del grafo e della visita dei suoi nodi. Sugli algoritmi di visita ci torneremo perché poi saranno usati sempre, ci torneremo domani anche dal punto di vista un pochino più pratico, per riuscire a estrarre informazione durante la visita. Ma oggi ci servirà anche capire quale tipo di informazione ci può servire. Quindi poniamoci un problema che subito dopo quello dell'attraversare il grafo, di visitare il grafo, ossia di trovare tutti i nodi raggiungibili, proviamo a chiederci quali sono, nel momento in cui esistano dei cammini tra due nodi, magari questi cammini potenziali siano più di uno, quali siano i cammini più brevi, o i cammini più lunghi, basta ovviamente cambiare il segno del peso dell'arco stesso. No? Quindi oggi cercheremo di rispondere a una domanda come questa. Dati due vertici, ad esempio S e V, qual è la strada più breve tra questi due? Ok? Questo, di fronte a questa domanda, se noi applicassimo i metodi che abbiamo visto nelle settimane scorse, probabilmente ci verrebbe in mente di fare un algoritmino ricorsivo, una sorta di visita in profondità leggermente modificata, che va a provare tutte le possibili strade tra S e i vari modi in cui posso raggiungere V, e in qualche modo mi salvo la soluzione migliore. Questo ovviamente è possibile, no? Una soluzione, diciamo così, di forza brutta, in cui provo tutte le soluzioni possibili e poi mi salvo quella migliore, è sempre possibile. Però essendo, diciamo, questo un problema di base, è stato studiato meglio e si sono trovate delle soluzioni, diciamo così, algoritmiche più furbe, che avessero una complessità decisamente inferiore. Quindi la scelta, o meglio il dubbio, dobbiamo porcelo sempre, cioè di fronte a un problema, caso uno, studio meglio il problema, analizzo meglio il problema e trovo una soluzione che magari dal punto di vista algoritmico sia più efficace. Caso due, invece, provo tutte le soluzioni, no? Lavoro di forza bruta. Ovviamente ci sono dei casi in cui la soluzione algoritmicamente più semplice non esiste, e quindi la forza bruta rimane l'unica, no, soluzione possibile da adottare. Oppure magari la più semplice, la più veloce, non ho voglia di studiare, non ho voglia di chiedermelo. Questo, diciamo, questi algoritmi che vediamo sui grafi, oltre ad essere utili di per sé perché ci permettono di risolvere i problemi con le distanze minime, è un problema, diciamo così, fondamentale, no? In qualunque, ad esempio, grafo di logistica o di trasporti, però ci permette di capire che a volte la complessità effettiva è molto minore della complessità apparente, no? Studiando bene il problema. Quindi a volte, così come indicazione generale per il futuro, fermarsi un attimo a ragionarci nel medio termine è più comodo o più conveniente, può risultare più conveniente che buttarsi a pesce nell'implementazione. Ok, vabbè, io qui la soluzione di qualsiasi cammino minimo non ve la dico ancora, non so se magari a voi a occhio ne avete pensato qualcuno o l'avete visto quello giusto, tanto il grafo è piccolo, però ovviamente noi dobbiamo trovare un metodo per riuscire a scoprirla. Prima di farlo, diamoci un attimo qualche definizione, no? Aggiuntiva rispetto alla definizione che avevamo dato la prima volta sui grafi, parlando a questo punto, diamo un significato alla frase qual è il cammino più breve. Cosa vuol dire? Allora, noi avevamo definito che cos'era un cammino su un grafo, se ricordate, un cammino su un grafo era definito come una sequenza di archi tra di loro adiacenti, ok? Nel caso di un grafo semplice che non fosse un multigrafo, equivalentemente bastava definire una sequenza di vertici tra di loro adiacenti. All'epoca, quando abbiamo dato la definizione, avevamo sottolineato i cammini semplici, cioè cammini nei quali non si passasse più di una volta dallo stesso arco o dallo stesso grafo, dallo stesso vertice, come i cammini che normalmente erano più utili, ma non erano l'unico tipo. Un cammino può, volendo, no, ripassare più e più volte dallo stesso vertice.
Quando parliamo di distanze, tendiamo sempre a ragionare su grafi di tipo pesato, no? In cui l'arco abbia un peso. Se per caso avesse un grafo non pesato, come caso particolare lo possiamo sempre immaginare come se fosse pesato con peso unitario, con tutti gli altri con peso uguale. Quindi i ragionamenti che facciamo oggi hanno sempre a che fare con grafi di tipo pesato, ma si applicano tranquillamente con un paio di semplificazioni notevoli, anche se per caso il grafo fosse non pesato. Ma il problema, diciamo, che ovviamente è più difficile quando ho dei pesi diversi. Allora, molto banalmente, come sarebbe intuitivo, se noi abbiamo un cammino P, no, fatto da una serie di archi, ciascun arco ha un peso, archi orientati ovviamente, appartenenti al grafo, allora definisco come peso del cammino P la somma dei pesi degli archi UV che stanno nel cammino. Non ci sarebbe venuto mai in mente nulla di diverso. Faccio la somma dei pesi che incontro sugli archi. Quindi qua nulla di strano. Quindi questa serie di archi, uno dopo l'altro, ciascuno contribuisce col suo peso a definire quello che è il peso del cammino in generale. Il peso ovviamente è una funzione che mi restituisce un numero reale a partire da un insieme di archi. Cos'è un cammino minimo invece? Un cammino minimo tra una coppia di vertici è il cammino tra tutti i vertici possibili, tra tutti i cammini possibili che uniscono U a V. Il cammino minimo è il cammino il cui peso, calcolato e definito come prima, abbia valore numerico minimo più piccolo. Ammesso che questo cammino esista, cioè, perché può darsi che io abbia scelto U e V in modo che V non sia raggiungibile da U, perché il grafo magari non è completamente connesso, quindi non è vero che ogni vertice può essere raggiunto da qualunque altro vertice. Allora in quel caso il cammino non esiste, né per convenzione in quel caso diciamo che il peso è infinito. Se invece esiste almeno un cammino, allora avremo un peso definito, salvo un caso particolare che vediamo dopo. E questo peso definito, nel caso che abbia un cammino unico, ovviamente è anche il minimo, nel caso in cui abbia molti cammini diversi possibili, che magari attraversano anche un numero di archi diverso, cammini che possono avere lunghezza diversa e peso ovviamente diverso. Allora, non confondiamo la lunghezza di un cammino, che è il numero di archi che attraverso, col peso del cammino, che è la somma dei pesi degli archi. Non è detto che un cammino di lunghezza minore abbia anche un peso minore. A volte ci sono cammini ovviamente che devono fare dei percorsi più lunghi in termini di numero di archi, ma alla fine accumulano un peso minore rispetto magari a un arco, un numero minore di archi che però abbiano un peso intrinseco maggiore, per cui la somma è maggiore di prima. Questo lo vediamo nel nostro esempio. Cominciamo a guardare i numeri. Per andare da S a V, il primo cammino che mi salta all'occhio, così visivamente, è S, U, V, con peso 3 più 6, 9. Ma non è unico. Ad esempio, c'è un cammino S, X, V. È di uguale lunghezza, due archi, è di peso ma uguale in questo caso, 5 più 4, 9. Ma poi c'è anche SXYV, che è lungo 3 archi e ha peso 5 più 6, 11 più 7, 18. Ma poi c'è anche SXYV. È un cammino su questo grafo, non è un cammino semplice perché ripassa più volte lo stesso vertice, ma è un cammino che ha un peso sicuramente più alto degli altri, quindi non ci interessa. E poi finalmente c'è anche qualcosa di migliore, ad esempio SUXV.
SU ha peso 3, UX ha peso 1, quindi siamo a 4, XV ha peso 4, quindi siamo a 8. Qui in realtà SUXV è un cammino più breve, o meglio, di peso minore, rispetto a quelli che avevamo trovato prima, quello che sembrava più diretto, SUV, che aveva peso 9. Perché ho trovato un cammino più lungo, ma di peso minore. Adesso dovrei andare a vedere questo grafo per vedere se si potessero trovare dei cammini, magari anche più lunghi, non lo so, ma sicuramente di peso inferiore a 8. Se ci sono, ovviamente, sono quelli preferibili rispetto a quello che abbiamo trovato finora, che è SUXV. Ok, quindi non facciamoci ingannare dal cammino che a colpo d'occhio sembra, no, il più semplice o il più diretto. A volte, facendo dei giri più contorti, ottengo, accumulo un peso minore. Perché quello che mi interessa, ovviamente, è il peso minimo. Allora, nel termine di notazione, con questo delta, indichiamo proprio il cammino il peso del cammino minimo tra U e V. Quindi, chiaramente, questa è una definizione matematica. Dare questa definizione non significa ancora che io sia capace a trovarlo, questo cammino minimo. Ma supponendo che esista, supponendo che io sia capace a trovarlo, allora il suo peso lo chiamo delta. Quindi delta non lo so trovare, ma ha la proprietà di essere il minimo. Adesso, basandosi sulla proprietà di essere il minimo, riusciremo anche a costruire un algoritmo che ci permette di trovarlo. Quindi per ora è solamente una definizione teorica questa. Dal punto di vista algoritmico, tra un po' ci troveremo a distinguere tra due tipi di problemi. Il problema che abbiamo appena visto è: ti do un vertice di partenza, un vertice d'arrivo e trovami il cammino minimo tra questi due vertici. Questo è il problema più semplice, più di base. So da dove parto, so dove voglio arrivare, voglio sapere qual è la strada migliore. In realtà ci accorgiamo che, ci accorgeremo vedendo gli algoritmi, che trovare la strada migliore tra un vertice di partenza U e un vertice di arrivo V ha la stessa difficoltà che trovare la strada migliore tra il vertice di partenza U e tutti i possibili vertici di arrivo V, ovviamente raggiungibili a partire da U. Poi c'è anche il teoremino che lo dimostra, ma a livello intuitivo, per trovare la strada migliore tra S e V devo aver trovato anche la strada migliore tra S e Y, perché finché non conosco quale sia la strada migliore tra S e Y, chi mi dice che non convenga passare da Y per arrivare a V? Questo è il mio dilemma. Allora, per trovare la strada migliore per arrivare a V, io devo anche essere sicuro di aver trovato la strada migliore passando da U, e la strada migliore passando da X, e la strada migliore passando da Y. E la strada migliore passando da Y non è quella che arriva da S a Y con la distanza minima? Eh sì, quella è. Guardate, col peso minimo, la distanza. Quindi, in pratica, chiedersi qual è la strada migliore per raggiungere un vertice significa anche sapere, conoscere la strada migliore per raggiungere qualunque altro vertice raggiungibile. Sembra un paradosso, ma non si può trovare la strada migliore tra una coppia di vertici senza automaticamente conoscere anche tutti gli altri. Se non conosco tutti gli altri, non ho la garanzia che quella che ho trovato sia la migliore. E questo è un problema. Quindi sembrano due problemi diversi, uno più facile, trovo solo un cammino, un altro più difficile, trovo tutti i cammini che si dipartono da U, in realtà sono lo stesso problema. Invece un problema più complesso è se mi servisse calcolare l'insieme di tutti i cammini minimi partendo da qualunque vertice di partenza. Allora, c'è sempre un modo, se io avessi un algoritmo per risolvere il primo punto, quindi parto dal primo vertice, trovo i cammini minimi dal primo verso tutti gli altri, lo ripeto partendo dal secondo vertice, lo ripeto partendo dal terzo vertice, quindi basta ripetere tante volte
il primo algoritmo con una sorgente unica per trovare tutte le coppie. Ovviamente se io so già a priori che mi servono tutte le coppie possibili di cammini minimi, ci saranno degli algoritmi più ottimizzati rispetto a ripetere n volte la ricerca da un cammino solo, perché evito di ripartire da zero a ricalcolare le cose ogni volta. Se io ho una mappa, devo preelaborarla e trovare tutte le distanze minime, conviene farlo direttamente tra tutte le coppie possibili e immaginabili. E che cosa mi serve, che cosa voglio come output dell'algoritmo? Allora, come output dell'algoritmo potrei essere interessato al peso minimo, ma qual è questa benedetta distanza minima, come numero reale, come valore. Oppure, mi viene da dire nella maggior parte dei casi, mi interessa anche sapere qual è la strada da fare per ottenere effettivamente quel peso minimo. Quindi il cammino, cioè una sequenza di vertici nel caso il grafo sia semplice, oppure una sequenza di archi nel caso sia un multigrafo. Di solito mi serve il cammino per sapere se devo andare da una città a un'altra. Non mi basta che qualcuno mi dica guarda che ci sono 7,52 ore di viaggio. Ok, il percorso minimo è 7,52 ore. Dimmi anche che strada fare magari. Quello che si scopre è che di solito si ragiona sugli algoritmi che calcolano il valore e come sottoprodotto mi trovo anche i cammini. Ok, allora abbiamo bisogno di un modo comodo, algoritmicamente comodo, per riuscire a rappresentare il fatto che stiamo ragionando su tanti cammini contemporaneamente. Partiamo dal caso semplice, partendo da una sorgente unica U. Quindi parto da U e voglio rappresentare contemporaneamente tanti cammini che il mio algoritmo sta ricercando in modo efficiente, e questi cammini si diramano verso tutti gli altri archi, tutti gli altri vertici del mio grafo. Allora, un modo semplice di memorizzare un insieme di cammini è semplicemente di memorizzare due informazioni in ogni vertice, associare ad ogni vertice, tranne U, che è quello di partenza, due informazioni molto semplici. Uno è il peso del cammino più breve trovato finora, ma che poi tendenzialmente dovrà essere quello più breve in assoluto, da U a V, e questo lo memorizzo dentro V. Immaginiamoci la cartina geografica, ok? Così ce lo facciamo facile. Se U è il vertice di partenza, Torino, in tutte le città ci metto un numerino che è il peso per raggiungere necessario, peso, immaginate il tempo necessario per raggiungere quella città partendo da Torino. E quello mi darebbe già la soluzione. Per raggiungere, che ne so, Latina mi servono 7 ore e 50 minuti. Però voglio anche sapere qual è la strada. Allora, contrariamente a quello che ci verrebbe forse intuitivo da programmatori, uno dice, vabbè, allora in quella città memorizzo un cammino, un vettore, una lista, che mi dica quali sono le sequenze delle città intermedie, dei vertici intermedi da toccare. In realtà non serve. È sufficiente memorizzare all'interno di ciascun vertice, quindi la città d'arrivo, solamente quale sia il penultimo vertice attraverso cui passare per arrivare a quella città lì. Non mi serve nel vertice memorizzare tutto il cammino, solamente il nodo prima, perché poi se voglio sapere da dove provengo vado a vedere il nodo prima dentro il quale ci sarà memorizzato il percorso, il nodo precedente ancora, e così via. Quindi ogni vertice ha solamente bisogno di sapere qual è il vertice da cui si proviene attraversando il cammino minimo. Sarà sicuramente uno dei suoi archi incidenti.
Quale? Non lo so, ovviamente dipende da quale sia il percorso migliore. Quindi, dentro ogni vertice di arrivo basta memorizzare il peso raggiunto finora e il riferimento al vertice precedente. Quindi, ad esempio, io posso dire che il vertice S, che è il vertice di partenza, raggiungendolo partendo da S, questa è la sorgente, quindi a peso 0, cioè non devo far fatica per raggiungere S partendo da S, e il vertice precedente non c'è. P sta per precedente. Il vertice X si può raggiungere con peso 4, e voi dite, ma no, ma c'è 5 qui. Eh no, attenzione, 5 è un possibile arco, ma il cammino di peso minimo ha peso 4. E qual è il cammino di peso minimo? Andiamo a vedere, il cammino di peso minimo per raggiungere X è quello che passa da U. Per raggiungere X, il cammino minimo raggiunge X passando da U, come passo precedente. E per arrivare a U? Beh, a U ci arriva con peso 3, e ci arriva partendo direttamente da S. Quindi questa tabellina, che ovviamente questa tabellina ce l'avete dopo che avete già risolto il problema dei cammini minimi, no? Solo per vedere come viene rappresentato il risultato. Quindi a X ci arrivo arrivando da U, al quale ci arrivo arrivando da S. Questo è il modo migliore e mi dà peso 4. V, che era la nostra domanda, è un nodo che è raggiungibile con peso 8, passando da X. Il modo migliore per passare da X già lo conosciamo, era quello di attraversare U. Quindi il percorso più breve tra S e V è S, U, X, V. Per arrivare a Y c'è scritto che il modo migliore è passare da V. Quindi il cammino che già conosco per passare da V, e poi ci aggiungo ancora l'arco diretto fino a Y. Okay? E mi dà in questo caso peso 10. Quindi nel mio algoritmo giocherò con questi due valori. Ogni vertice, vedete che è solamente un valore per ogni vertice. Uno che mi rappresenta il peso minimo, uno che mi rappresenta il vertice precedente. Basta. Perché funziona questa rappresentazione? Perché mi è sufficiente rappresentare queste cose? Ma perché vale questa proprietà? Alcuni la trovano intuitiva, altri no. Il vertice precedente in un cammino, cioè se io ho il cammino minimo, vediamo sulla figura, ho il cammino minimo per arrivare a Y, ok? E considero il vertice precedente rispetto a questo cammino, allora nel cammino minimo che ho creato per arrivare a Y, ebbene questo, o meglio il suo sottoinsieme togliendo l'ultimo arco, è anche il cammino minimo per raggiungere V. Diciamolo anche al contrario, se io ho trovato il cammino minimo per raggiungere V, tutte le volte che per raggiungere un qualunque altro vertice il cammino minimo passa da V, il cammino minimo per quell'altro vertice passa da V, allora quella porzione di cammino dalla sorgente V non dipende dal vertice finale di destinazione. Cioè se scopro che per arrivare a Y conviene passare da V, e se scopro che per arrivare a Z conviene passare da V, ecco, la strada tra S e V è identica nei due casi. Se mi dicono il cammino minimo passa da Vercelli, allora indipendentemente da dove devo andare dopo, la strada tra qui e Vercelli è la stessa. Quindi se, qui c'è scritto, rileggiamo, scusate, il vertice precedente
in un nodo intermedio di un cammino minimo non dipende dalla destinazione finale. Questo mi semplifica parecchio il lavoro, perché per arrivare al vertice finale, se conosco il vertice precedente, mi interessa sapere che devo trovare un modo minimo per raggiungere il vertice precedente. E questo modo non dipende da quale sia il vertice successivo. E questo in realtà vale più in generale, no? Scegliendo anche, tagliando anche il percorso in punti diversi. La parte che a me lascia sempre un po' in dubbio, questo, non è del tutto convincente questa proprietà, ma dice, no, ma se passassi da un'altra parte, attenzione che questa proprietà vale se il cammino che stiamo considerando è effettivamente un cammino minimo. Quindi dopo che l'ho già trovato, osservo che ha questa proprietà. Però vuol dire che se non ha questa proprietà non sono sul cammino minimo, e questo mi aiuta nell'algoritmo. Io vado a vedere se i cammini che sto elaborando hanno questa proprietà o no. Se ce l'hanno, potrei essere sul cammino minimo. Se non ce l'hanno, di sicuro questo non è un cammino minimo. E quindi andiamo a cercare alternative. Allora, con queste due informazioni, quindi il peso ma soprattutto il vertice precedente, dato un grafo qualunque, possiamo definire un sottografo che chiamiamo il sottografo dei cammini minimi. Il sottografo dei cammini minimi non è altro che, adesso qua parte tutta la notazione, è il grafo che è composto dal sottoinsieme di vertici del grafo di partenza che sono raggiungibili dalla sorgente e dal sottoinsieme di archi del grafo di partenza che sono archi appartenenti ad almeno un cammino minimo. Quindi per cui nella mia relazione vertice precedente compare almeno quell'arco, almeno una volta, è stato usato almeno una volta per raggiungere un vertice di destinazione. Quindi dal grafo di partenza butto via tutto ciò che non mi serve. Lascio i vertici raggiungibili e lascio gli archi che ho usato per raggiungere tali vertici col cammino minimo. Qui stiamo sempre ragionando dopo averlo trovato, no? E quello che rimane a sua volta è un grafo. Cioè, se io vado a guardare solamente la tabellina di destra, questa slide è identica a quella di prima, nella tabellina di destra, e cosa mi rimane? Mi rimane un grafo che è fatto di questi vertici, che sono gli stessi, perché in questo caso erano tutti raggiungibili da S, e poi c'è un arco tra V e Y, che è questo, c'è un arco tra X e V, che è questo, c'è un arco tra U e X, che è questo, c'è un arco tra S e U, che è questo, e non c'è nessun arco entrante su S. No? Questa tabellina qua la possiamo anche vedere come un elenco di archi. Bisogna solo scambiare le due colonne perché avevamo l'arco e a destra il precedente, quindi normalmente noi leggiamo il contrario. L'arco. Quindi, dopo che ho trovato tutti i cammini minimi, ciò che resta il risultato è un sottografo del grafo di partenza, un sottografo che contiene tutti e soli gli archi che sono necessari per raggiungere col cammino minimo un determinato vertice. Questo sottografo è un albero. Cosa vuol dire un albero? Un albero è un grafo connesso senza cicli, lo ricordiamo, connesso perché per costruzione, nel senso che ci ho messo dentro solamente i vertici che erano raggiungibili, quindi quelli che eventualmente erano sconnessi proprio li ho tolti dal grafo, ciò che è rimasto è connesso. E perché non è ciclico? È per via di questo lemma qua che dice che dal vertice di partenza a un determinato vertice di cammino minimo ce n'è uno solo, è unico, non posso averne due, quindi non posso avere dei cicli che percorsi diversi che si ricongiungono. Lo chiamiamo anche l'albero dei cammini minimi. Questo albero mi dà tutte le informazioni che mi serve partendo da S per raggiungere qualunque località nel mondo.
Se io seguo, considero solamente gli archi che fanno parte dell'albero dei cammini minimi, sono sicuro di muovermi sempre su strade ottimali. Ovviamente l'albero dei cammini minimi non è univoco, okay? Possono essercene diversi. Noi prima avevamo osservato, poi non faceva parte di un cammino minimo, quindi non ci siamo preoccupati, ma che SUV ha lunghezza 9, ma anche SXV aveva lunghezza 9. Quindi nel caso in cui non ci fosse stato questo cammino da 8, e il cammino minimo tra S e V fosse stato effettivamente quello da 9, avremmo avuto due alternative, o passo da U o passo da X. E queste due alternative sarebbero state del tutto equivalenti, potevo scegliere una o l'altra, e a seconda di quale che trova prima l'algoritmo ovviamente se ne porta a casa una piuttosto che l'altra. Sono soluzioni equivalenti. Equivalenti da che punto di vista? Equivalenti dal punto di vista dei pesi, del peso dei cammini. Ovviamente non sono identici dal punto di vista di quale cammino scelgo. Allora, nel caso in cui esistano dei nodi il cui cammino minimo non sia unico, cioè esista almeno un altro cammino diverso da quello precedente che ha lo stesso peso, quindi faccio un min di una funzione, non ho un punto solo, ma ho più punti che sono alla pari, no? Tutti uguali come minimo. Allora in quel caso l'albero dei cammini minimi non sarà univoco, ma conterrà, ci saranno vari alberi dei cammini minimi possibili che rappresentano i vari possibili alternative, cammini alternativi. Non importa, nel senso che una volta che ne ho trovato uno, per definizione di minimo sono tutti equivalenti. Quindi sono strade diverse, ma con lo stesso peso delle strade precedenti. Quindi facciamo solo attenzione che non è univoco. In alcuni grafi è univoco, in altri grafi non è detto che sia univoco. Allora, poi c'è un caso molto particolare, che però vale la pena di essere citato, perché quando lo incontriamo ci semplifica il lavoro tanto, anche se tanto è un termine non scientifico. Se per caso il grafo fosse un grafo non pesato, orientato, ma non pesato, o con i pesi sempre uguali, allora il problema, o meglio, la differenza che abbiamo fatto prima tra la lunghezza di un cammino e il peso di un cammino, scompare questa differenza. Cioè, se il peso degli archi è sempre 1, allora il peso di un cammino è uguale al numero di archi, cioè alla lunghezza del cammino stesso. Giusto? Ma è noi un algoritmo che ci trova i cammini di lunghezza, non peso, di lunghezza minima, già ce l'abbiamo. È l'algoritmo di visita in ampiezza. Ricordate come lavoro la visita in ampiezza? Parto dal primo vertice, poi trovo tutti quelli che hanno distanza 1. Poi solo dopo che ho esaurito, ho trovato, ho analizzato tutti quelli di distanza 1, considero quelli che hanno distanza 2. E poi solo dopo quelli che hanno distanza 3. Quindi nel momento in cui scopro un vertice, sono sicuro che lo sto scoprendo con un percorso, non il, un percorso di lunghezza minima. Lunghezza. Se poi la lunghezza coincide col peso, perché gli archi non sono pesati, allora ho anche trovato un percorso di peso minimo. E allora il grafo dei cammini minimi in quel caso coincide con lo spanning tree della visita in ampiezza. Spanning tree forse non abbiamo parlato la settimana scorsa, lo riprendiamo, è l'albero degli archi che ho usato per fare la visita. Non abbiamo parlato perché implementativamente non è banale da tirar fuori, infatti lo faremo insieme. Quindi in questo caso io riesco a ricadere, nel caso in cui sono in un grafo di un tipo particolare, cioè un grafo non pesato, il mio problema di trovare i cammini minimi si riduce al problema di trovare i cammini più brevi di lunghezza minima, il quale si risolve facilmente con una visita in ampiezza che ha una complessità, lo vedremo alla fine, minore ovviamente. L'algoritmo di visita è una complessità lineare. Lineare è il numero di archi o il numero di vertici, a seconda di quelle due più grandi, perché considera un vertice una volta sola. Una volta che l'ho visitato non devo rivisitare una seconda volta. Mentre invece in generale su un grafo pesato i nodi li visito più volte, no? Il nostro caro nodo U
che l'avevo già trovato subito adiacente a S, poi devo riconsiderarlo dopo che sono passato da X, per vedere se, se era meglio passare da X. Quindi lo stesso nodo U lo prendo in mano, lo considero, lo analizzo più volte. E quindi gli algoritmi che scopriremo avranno una complessità che è sicuramente maggiore, non lineare, maggiore. Almeno lo devo considerare una volta per ogni arco entrante, per considerare se quell'arco lì potrebbe essere utile per raggiungere quel vertice. Quindi minimo V per S. Numero di vertici per moltiplicato numero di archi entranti. Ok, ma su quello ricordiamocelo solo per evitare di imbarcarci nel problema complicato quando in realtà il problema è semplice. Poi ci sono delle trappole. Ci sono dei casi un po' degeneri in cui il cammino minimo non si può trovare perché matematicamente non esiste. Vabbè, un caso in cui non esiste è quando proprio non esistono i cammini, gli ondi sono disconnessi, ma quello è facile. Ma poi ci sono, cosa succede, no? Se ci sono degli archi negativi? E ovviamente il parallelismo del tempo, dei viaggi, non ci aiuta più. Però potrebbero essere delle operazioni che hanno un costo negativo. Fare questo mi permette di recuperare risorse. In un grafo non è vietato avere degli archi con peso negativo. La funzione peso è definita una funzione che mappa un arco su un numero reale, non su un numero reale positivo. E normalmente non danno fastidio, non danno problemi a livello algoritmico gli archi con peso negativo. Il problema è cosa succede se abbiamo un ciclo è anche un cammino, quindi un cammino chiuso, il cui peso del ciclo, non dei singoli archi, sia negativo. Allora, in questo caso ci incasiniamo. Allora, proviamo a considerare questo grafo e i cammini, ad esempio, da S a G. No? Questo è facile, no? Tutto orientato da sinistra verso destra. Allora, qui, in questo grafo, ho riassunto tre possibili casi in cui siano coinvolti i pesi negativi. Allora, se da S per arrivare a G passo da sopra, ho l'arco SA, AB, BG, in cui l'arco AB ha peso negativo. Quindi vorrà dire che il peso del cammino tra S e G passando da A e B sarà 3 meno 4 che fa meno 1 più 4 che fa più 3. Non mi preoccupo, no? Di questo. Ma se anche il punto d'arrivo facesse meno 1, non importa, è un numero reale, io dopo devo prendere il minimo tra tutti i cammini possibili. Così come anche nel secondo caso, SCDG, io ho un cammino che è 5 per arrivare in C. Poi da C a D attraverso un arco che ha preso 6, quindi 5 più 6, 11, più 8, 19. Poi ho un arco negativo, in questo caso un arco, vedete che la differenza è che quest'arco va in avanti, quest'arco invece torna indietro e crea un ciclo. Però quest'arco io non lo considero, non mi viene voglia di usarlo, no? Perché io dico, sono arrivato qua a 5, 5 più 6, 11, potrei anziché andare direttamente in G tornare indietro. Tornare indietro mi fa tornare in C con un peso che è 11 meno 3, 8. Ma io conoscevo già un modo per arrivare in C con peso 5, che era direttamente arrivando da SC. Quindi non è furbo, non è migliore SC, D e poi di nuovo C, che è un cammino possibile per arrivare a C, rispetto al cammino SC. Ricordate che per ogni nodo, per ogni vertice, c'è solo un predecessore migliore, che giace sul cammino minimo. E da C ho due predecessori possibili, S e D. Il predecessore migliore è S, perché mi permette di raggiungere C con peso 5. D mi permetterebbe di raggiungere C, ma con peso minimo 11 meno 3, 8. E quindi non è un predecessore che fa parte del cammino minimo. E quindi quest'arco non fa parte dell'albero dei cammini minimi. Poi c'è il caso malato, invece è l'ultimo.
Cado malato, semplicemente scambiato i segni di questi due archi. Allora cosa succede? Da S a E ci arrivo con peso 2. Poi posso fare E, F, arrivo con F con peso 5, F, G, 5 più 7, 12. Vabbè. La domanda che vi faccio è, il modo migliore di raggiungere il predecessore di E nell'albero dei cammini minimi è S? Ma arrivando da S ho peso 2. Arrivando da F, che è un altro predecessore di E, che peso avrei? Beh, avrei 6 in meno del peso con cui ho raggiunto F. Il peso con cui ho raggiunto F è 5. Quindi, se io raggiungessi E con peso meno 1, con peso 2, scusate, partendo da S, potrei anche raggiungerlo con peso non più 2 ma meno 1, facendo S e passo da sopra F, passo da sotto di nuovo E. Ma fino a qua non è ancora preoccupante, nel senso che ho trovato un cammino da S a E che ha peso 2 e un altro cammino che ha peso meno 1. Chiaramente è preferibile quello con peso meno 1. Il problema è che nel momento in cui scopro che è raggiungibile non più con peso 2 ma con peso meno 1, allora cambio idea anche su F. Perché prima F, avevo detto, F, per raggiungere F ho bisogno di un peso 5. Infatti per dire meno 1 su E ho fatto 5 meno 6. Ma adesso, perché ho detto 5? Perché il predecessore migliore era E, che aveva peso 2. 2 più 3 faceva 5. Adesso E però ha peso meno 1. Ho trovato un modo più furbo di raggiungere E, peso meno 1. E quindi automaticamente è un modo più furbo anche di raggiungere F. Quindi il modo di peso per raggiungere F non è più 2 più 3, 5, ma è meno 1 più 3, che fa 2. Quindi il modo migliore di raggiungere F non è S, E, F. No, è S, E, F, E, F. E così posso andare avanti, nel senso che il modo migliore di raggiungere, c'è un modo ancora migliore di raggiungere F, che è fare S, E, F, E, F, E, F. E poi ancora E, F. E ogni volta che faccio questo giro, migliorano i numeri. Perché si decrementa di 3 unità, 3 meno 6, è il peso di questo ciclo, il peso minimo con cui posso raggiungere E e con cui posso raggiungere F. Di conseguenza, dato questo peso minimo che si decrementa sempre, il peso minimo con cui raggiungo G, anch'esso ogni volta si decrementa di 3 unità. Cioè, più 7, devo sempre sommare un 7, ma lo sommo a un numero di partenza che è la... peso con cui aggiungo F, che è sempre minore. Allora, qual è il cammino minimo? Non c'è. O meglio, avrebbe lunghezza infinita, ma più vado avanti, illimitato, non inferiormente. Più vado avanti, più mi conviene, e quindi il peso lo posso far diminuire quanto voglio. Quindi convenzionalmente diciamo meno infinito, no? Il limite è meno infinito. Allora, in grafi di questo tipo, in cui esiste almeno un ciclo la cui somma dei pesi sia negativa, quindi non è il problema, non è il singolo arco con peso negativo, è il ciclo che contenga archi la cui somma sia ancora negativa, fa sì che la porzione di grafo che sta dentro il ciclo e tutto ciò che sta a valle, cioè raggiungibile a partire dal ciclo, non abbia un cammino minimo definito. E quindi convenzionalmente qua mettiamo un meno infinito per dire. Ovviamente è un caso del genere, no? In cui si cerca di non... Se questo grafo rappresenta problemi reali, è strano, no? Che una cosa, anziché una qualunque operazione, anziché darti un costo, ti produca risorse all'infinito. Se la troviamo possiamo diventare ricchi. Allora, dal punto di vista algoritmico, questo è un punto di attenzione, perché dobbiamo essere sicuri che poi i nostri algoritmi non rimangano intrappolati in quel ciclo infinito,
perché abbiamo un bel parlare di complessità, ma se poi entra lì dentro e non esce più, va avanti all'infinito, dobbiamo perlomeno accorgercene. Quindi ci sono algoritmi che se ne accorgono e si fermano, ci sono altri algoritmi che, per come funzionano, sono un pochino più ciechi, non se ne accorgono neanche, e quindi siamo noi che dobbiamo garantire a priori che quel grafo non abbia queste malattie. Quindi bisogna conoscerlo. Questa versione, questo teoremino, è una versione potenziata di quello che abbiamo detto prima. Prima ragionavamo sull'ultimo tratto di un cammino, no? E ci era servito per convincerci che quella semplice rappresentazione con quelle due tabelline ci bastava per rappresentare tutti gli archi, e poi da lì avevamo dedotto che l'insieme degli archi costituiva un albero. In realtà la proprietà vale non necessariamente sull'ultimo tratto di un cammino minimo, ma su un qualunque tratto intermedio. E anche quando questo tratto intermedio non sia fatto di un arco solo. Allora, cosa dice questo? Dice, supponiamo che il cammino P da V1 a VK sia un cammino minimo. Ok? Ci hanno detto che è un cammino minimo. Allora, io vado a selezionare due indici, I e J, compresi tra 1 e K. Quindi ho una sequenza di vertici molto lunga, prendo un I e un J, che sono compresi tra 1 e K all'interno di questa sequenza. E vado a considerare il cammino, il sottoinsieme di cammino, tra I e J. Allora, ciò che dice questo lemma è che il cammino tra I e J, la porzione di cammino minimo tra 1 e K, che è compresa tra I e J, è anche un cammino minimo da I a J, dal vertice I al vertice J. È la generalizzazione di quello che dicevamo prima. Se so che il cammino minimo tra Torino e Roma passa da Modena e da Reggio Emilia, non è vero, me l'hanno detto, e me l'hanno detto calcolando il cammino minimo tra Torino e Roma, allora se ho un mio cugino che deve andare da Modena a Reggio Emilia, che casualmente sono due luoghi che appartengono al cammino minimo tra Torino e Roma, allora il cammino minimo che lui deve fare può essere semplicemente preso tagliando un pezzo del cammino minimo più lungo. Non ci sono modi migliori di andare da Modena a Reggio Emilia se non quello che mi permette di andare nel modo migliore anche da Torino a Roma. Ricordiamo che l'ipotesi che abbiamo fatto è che il cammino minimo tra Torino e Roma passasse da Modena a Reggio Emilia. Se passa un'altra parte, ovviamente. Quindi vuol dire che noi possiamo ragionare su un frammento del cammino, ottimizzare un frammento del cammino, senza preoccuparci non solo del vertice di arrivo, come avevamo già fatto prima, ma neanche più del vertice di partenza. Questo vuol dire che io posso considerare un qualunque tratto di cammino e posso sempre decomporre, non necessariamente cammino completo, ma un qualunque tratto, in due pezzi. Un pezzo dall'inizio, pensiamo a un cammino completo qualunque da S a V, e vogliamo che sia un cammino minimo. Consideriamo un qualunque vertice, cioè non qualunque, il penultimo vertice. Allora noi possiamo pensare che il cammino minimo tra S e V sia fatto degli n-1 archi che vanno da S al penultimo vertice e da un arco che finisce l'ultimo tratto. Per definizione di cammino e di cammino minimo, il peso del cammino tra S e V è uguale al peso del cammino tra S e U più quest'ultimo arco. Perché c'è questo uguale? E beh, perché U fa parte del cammino minimo. Quindi, visto che U, che è il penultimo vertice, ci devo passare perché sia il cammino minimo, allora il cammino minimo per V è uguale al cammino minimo per U più l'arco da U a V, perché mi hanno detto che U faceva parte del cammino minimo.
E se non mi dicessero, se non sapessi ancora se U fa parte del cammino minimo o no, beh, non posso scrivere questa uguaglianza. Perché io saprei che c'è un cammino tra S e V, io potrei sapere qual è il cammino minimo fino a U, aggiungere quell'arco, ma non so se quello effettivamente mi dia il cammino minimo per, D, per V. Però quello che posso mettere sempre è un maggiore uguale. Cioè, se io ho un cammino, voglio trovare il cammino minimo fino a U, fino a V, da S, e considero tutti i predecessori di V, li ho chiamati U'. Tra tutti i predecessori di V ce ne sarà uno che è quello che appartiene al cammino minimo. Non so quale sia. Se per caso U' è proprio la U che appartiene al cammino minimo, allora quella minore uguale è un uguale. Se invece scelgo un U' che sia un predecessore di V, ma che per sua sfortuna non fa parte del cammino minimo, e beh, allora il peso totale è maggiore. Cioè il peso che ottengo passando da U', quindi trovando il cammino minimo da S a U' e poi aggiungendo l'arco tra U' e V, sarà maggiore del vero cammino minimo tra S e V. Ci siamo? Allora, se sapessi già qual è U, quella è un'uguaglianza. Se non sapessi qual è U, questa è una disuguaglianza che vale sempre. Sia che lo prendo giusto viene con l'uguale, se lo prendo sbagliato viene con il maggiore uguale, viene con il maggiore. Allora questa qui è la disuguaglianza su cui costruiamo l'algoritmo. Le nostre incognite quali sono? Sono queste due delta. Noi non sappiamo quanto valgono i cammini minimi, ma possiamo approssimarle via via. La W è nota, sono i pesi del grafo. E gli U' li proviamo tutti. Proviamo tutti gli U' finché non vediamo che le delta sono piccole, non diventano più piccole. Allora, questa idea di usare questa disuguaglianza per calcolare i cammini minimi si chiama rilassamento. Rilassamento è la tecnica con cui, ha questo nome un po' strano, con cui considero un vertice e vado a vedere i predecessori di quel vertice e cerco tra i predecessori di questo vertice se ce n'è qualcuno che mi permette di migliorare la disuguaglianza. Allora, a questo punto smetto l'ipotesi che abbiamo fatto finora di conoscere già quale sia il cammino minimo. E cominciamo a dire, il cammino minimo non lo conosciamo e lo dobbiamo costruire per approssimazioni successive. Quindi io mi faccio un vettore D che mi rappresenta, a tendere mi rappresenterà il cammino minimo, ma strada facendo terrà traccia delle stime migliori che sono riuscito a scoprire finora del cammino minimo per raggiungere un determinato nodo. Okay, quindi non lo chiamo delta, delta sarebbe l'ottimo che conoscevo, lo chiamo D. D è qualche cosa che inizia sconosciuto e poi via via migliora man mano che vado avanti. Allora, ogni volta che scopro che c'è una combinazione migliore di quelle che conoscevo, sostituisco la conoscenza del cammino minimo precedente. Cosa vuol dire? Vuol dire che io, supponiamo di avere una stima per un certo vertice nel vettore V di distanza, dice, beh, questo vertice lo conosco con 5, lo raggiungo con peso 5. Poi vado ad analizzare i suoi predecessori, gli archi entranti, e vado a chiedermi, ma se io sommassi il peso dell'arco entrante più il D, cioè la distanza minima stimata, del vertice precedente, questa somma, se è maggiore di 5, non ho scoperto niente. Se fosse minore di 5, allora ho scoperto un nuovo modo migliore di 5, magari 4, magari 3, di raggiungere quel vertice.
Allora vorrà dire che ho scoperto un nuovo modo per raggiungere quel vertice, migliore di quello precedente, lo soppianto, sostituisco, diventa questa mia nuova scoperta, il nuovo modo migliore di raggiungere quel vertice. Come ho fatto a scoprirlo? Beh, riesco a scoprirlo solo adesso perché probabilmente fino a un attimo fa non sapevo come raggiungere il nodo precedente, o lo sapevo con una strada più lunga. Quindi ogni volta che scopro un modo migliore per raggiungere un vertice, in realtà tutti i vertici che gli stanno a valle sono da riconsiderare, perché magari c'è un modo migliore di raggiungere anche loro. Allora, su questa idea qui si può impostare un algoritmo di ricerca di cammini minimi basandosi su questa approssimazione del vettore D, no? Allora, immaginiamo di avere il vettore D che inizializziamo. All'inizio mi danno un grafo, io non so niente, e quindi posso solo dire che tutti i vertici per me non sono raggiungibili, distanza infinita, non conosco un cammino per raggiungerli, scusatemi, ma non lo conosco, e quindi dico che la distanza è infinita. Tranne la sorgente, che so che è raggiungibile con peso 0. Quindi inizialmente questo vettore D avrà 0 nella sorgente e infinito in tutti gli altri. Lasciamo perdere per un attimo il vettore pi greco che mi dà i precessori. Concentriamoci su D, poi la riguardiamo pensando a pi greco. E dopodiché cosa faccio? Applico la regola di rilassamento che dice, guarda, se io ho un arco UV, ok? E scopro, può darsi di sì, può darsi di no, che D di U più W di UV è minore di D di V, detto in parole comprensibili cosa vuol dire? Vuol dire che se la strada che migliore finora per raggiungere V, U, la strada migliore finora per raggiungere U, più l'arco da U a V è minore, cioè è meglio, della strada migliore che conoscevo finora per raggiungere V, io non so come avevo fatto arrivare fino a V fino adesso, non lo so, ma adesso ho trovato un modo migliore, passare da U. Perché so che arrivare a U lo so fare con peso D di U, più quest'arco che ci metterà il suo peso, ma alla fine è sempre meno della strada precedente che conoscevo per arrivare a V. Se è vero questo, se trovo almeno una coppia di vertici UV che rende vero questo, allora vado ad aggiornare il peso di V. Dico, ma guarda che il D di V vecchio, il peso per raggiungere V che conoscevo finora, ormai non vale più, ne ho trovato uno migliore e lo sostituisco. E itero questa cosa tante volte, per ogni coppia UV tante volte, fin tanto che non trovo più nulla di meglio. E quando non trovo più nulla di meglio, perché non trovo più nulla di meglio? Perché questo maggiore non è mai maggiore, ma è sempre uguale. Minore non può essere, perché il teorema ci dice che è sempre maggiore o uguale. Allora, se non esiste più nessun arco UV che renda maggiore quella disuguaglianza, vuol dire che quella disuguaglianza è sempre uguale. E se è uguale, sono tutti cammini minimi, allora. Ok? Quindi, o c'è almeno ancora un arco in cui quella disuguaglianza abbia il maggiore, allora non ho ancora raggiunto i cammini minimi, perché c'è un maggiore, ma posso migliorare la situazione. Oppure non esiste più nessun arco che abbia il maggiore, e allora sono tutti con l'uguale e quindi ho tutti i cammini minimi. Non ho nessun cammino che non sia minimo. Ok? Quindi, provando, riprovando a chiamare questa funzione su tutti gli archi possibili UV tante volte, e devo fare tante volte perché lo stesso arco, magari ogni volta che ci ripasso posso avere un DDV diverso che è diminuito, e poi magari il DDV diminuisce di nuovo e così via. Tenete presente che appena l'algoritmo parte, noi abbiamo il D che è sempre infinito, tranne nella sorgente.
Allora, tutti gli archi uscenti dalla sorgente, mettete la sorgente al posto di U, S, questo vale 0 più l'arco dalla sorgente ai suoi nodi vertici adiacenti, quelli che sono immediatamente collegati alla sorgente. Inizialmente questo DDV era infinito, ovviamente prendere 0 più il peso dell'arco è minore, è meglio di infinito. Cioè, se ho un nodo che è direttamente collegato alla sorgente, è meglio raggiungerlo partendo dalla sorgente che non raggiungerlo affatto, infinito. E quindi al primo giro, l'unica volta che riuscirò a fare qualche cosa, tutti gli archi saranno infinito maggiore di infinito, che è falso. Solamente quelli uscenti dalla sorgente hanno senso considerarli e miglioreranno qualcosa. A questo punto tutti gli archi che vanno dai nodi che ho già scoperto ad altri che non avevo ancora scoperto, quelli che hanno infinito, sicuramente migliorano. Quindi si estende, no? Il numero di archi. Ma poi comincio anche a considerare gli archi interni, tra nodi che ho già scoperto, ma magari trovo il modo migliore. E quindi ripetendo questo, fino a quando non ho più nulla da fare, quindi non c'è più nulla da rilassare, a quel punto avrò raggiunto il risultato. I vari algoritmi che ci sono, che sono stati proposti, giocano semplicemente sull'ordine, sullo schema, sulla tattica con cui applicare, scegliere questi archi UV in modo diverso. Ma l'idea di base è sempre la stessa. Ecco, vi avevo promesso che sarei tornato indietro al vettore P. Il vettore P mi dà i predecessori, ok? Mi dice, guarda che quando ho scoperto la strada minima per arrivare al vertice V, questa strada minima passa da questo vertice precedente. Allora, inizialmente, se il nodo non è raggiungibile, non ho nessun vertice precedente. Ma ogni volta che riesco a trovare un rilassamento, quindi ho scoperto, come dicevamo prima, che per arrivare a V conviene passare da U, perché questo è minore della strada precedente, allora mi memorizzo che il predecessore di V, migliore finora, è U. Quindi il vettore P in realtà non lavora nell'algoritmo, no? Cioè tutto l'algoritmo lavora su D, sulla distanza. Però ogni volta che scopro una distanza migliore, mi salvo, mi scrivo da parte, guarda che poi questo valore migliore l'ho trovato arrivando da U. Non lo leggo mai il valore di P, non mi serve, no? Per fare rilassamento. Mi servirà alla fine dire, ok, questi sono i pesi, però come ci sono arrivato? Allora, dentro ogni vertice ci sarà scritto qual è il suo predecessore, nel cammino minimo. Quindi quello mi dà direttamente il grafo dei cammini minimi, no? Quel P. Gli archi che fanno parte, quelle copie VU del vettore P, mi danno gli archi del grafo dei cammini minimi. Quindi, vedendolo graficamente, no? Come fa questa funzione di rilassamento? Io avevo due nodi UV, e conoscevo che D di V aveva peso 9. Quindi vuol dire che in qualche modo, ho sbagliato questa figura, l'ho fatta stamattina ma è sbagliata. Facciamolo così, scusate. Perché non ha detto che passassi da U prima. Quindi vuol dire che io conoscevo un cammino che partiva dalla sorgente, ovviamente, e in qualche modo arrivava a V con peso 9. Poi applico il rilassamento. Il rilassamento cosa mi dice? Considera l'arco UV, che è un arco incidente in V. Fai la somma tra il cammino minimo noto per raggiungere U, che non so quale sia, ma so che aveva peso 5, più l'arco, 2, e vai a confrontare 5 più 2 con 9. È minore? Sì. Allora butta via ciò che sapevi e salvati che il modo migliore di raggiungere V adesso è 7, non è più 9. E questo arco qui l'ho fatto in grassetto per dire che questo arco UV entra a far parte dei cammini minimi. Cioè il predecessore di V diventa U, non è più il predecessore di V qualche altro vertice da qualche altra parte.
Se invece trovassi un caso in cui 5 più 2, 7, è maggiore della strada migliore che conoscevo finora, allora questa strada è peggiore di quella che conoscevo e non la considero, quindi lascio tutto invariato, non faccio niente. Vabbè, questo è un modo diverso di dire le stesse cose che abbiamo già detto. Quindi, se non abbiamo cicli con peso negativo, perché i cicli con peso negativo sono quelli che poi fanno sì che il rilassamento non si fermi mai, allora io quando inizializzo il grafo, inizializzare single source è quello che facevamo qua, quando inizializzo il grafo con tutti infinito tranne la sorgente che è 0, il grafo è un albero poverino, cioè sono tutti nodi scollegati con la radice S, e ogni volta che facciamo un rilassamento, questa operazione, stiamo trasformando questo grafo, ma lo manteniamo sempre la proprietà di essere un albero. L'albero deve essere connesso e aciclico. Connesso lo è perché noi al massimo aggiungiamo un arco, non lo togliamo mai. Al massimo scopriamo un modo per aggiungere un vertice quando prima non lo conoscevamo, era nulla. Quindi sicuramente aggiungendo archi non diminuisco la connettività del grafo. E non creo cicli, per il solito lemma nostro, il primo che abbiamo visto oggi, che mi dice che se trovo un vertice precedente, di sicuro quel vertice sia raggiungibile in un modo solo. Quindi di fatto, in modo incrementale, un po' strano, però stiamo costruendo il grafo dei cammini minimi. Se io fermo l'algoritmo in qualunque momento, lo metto in pausa, io avrò un insieme di distanze D che sono sempre maggiori o uguali della distanza minima, del peso minimo. E l'algoritmo si ferma solo quando D raggiunge delta. Quindi la distanza calcolata raggiunge effettivamente il valore minimo. E allora a quel punto quel vertice V non può essere più rilassato, perché ha già raggiunto il suo minimo. E quindi questo ci dice anche che l'algoritmo termina. Visto che parliamo di grafi finiti, con pesi finiti, non infinitesimali, ogni volta che ci passo o ho già raggiunto il minimo o lo decremento in una quantità finita. E quindi prima o poi ho un numero finito di passi, si tratta solo di contare quanti passi possono succedere nel caso peggiore, arrivo al minimo. Allora, su questo schema generale ci giocano diversi algoritmi, alcuni single source, alcuni all pairs, shortest path, che applicano i metodi di rilassamento in modo diverso. Alcuni di questi sono applicabili con archi, con grafi che abbiano archi negativi, archi singoli, altri invece per come sono implementati non sopportano anche solo un singolo arco negativo, ovviamente tutti non sopportano cicli negativi. Allora, vi faccio un flash su alcuni di questi algoritmi che sono poi quelli che sono implementati anche nella nostra libreria. Parto da questo, non dall'altro, l'algoritmo di io lo pronuncio Dijkstra ma non è di sicuro la pronuncia giusta, che è questo signore qui che ha trovato una soluzione al problema del single source, no? Quindi da un vertice a tutti gli altri. Vabbè, funziona sia su grafi orientati che grafi non orientati, questo è quasi ovvio, ma tutti gli archi devono avere pesi non negativi. Ecco, questo qua è una limitazione rispetto ad altri, Bellman-Ford che c'è anche sulle slide, non ci perderemo tempo. Se ho anche solo un arco negativo, mi dà il risultato sbagliato. Però con questo vincolo in più, cioè tutti gli archi devono essere positivi, di fatto stupisce perché di fatto considera
rilassa un vertice nel momento giusto in cui riesce a rilassarlo all'ottimo. Quel problema qual è? Faccio il rilassamento di un vertice e poi magari devo rifarne un'altra volta perché quello che avevo fatto non era ottimale. Non avevo trovato... se avessi aspettato un po', l'avessi solo rilassato dopo, quando avessi già trovato un predecessore migliore, avrei fatto meno lavoro. Ecco, questo è ciò che fa il signor Dijkstra. Cosa fa? Allora, questo qua è uno pseudocodice dove riconosciamo sicuramente questo passaggio qui, che è il passaggio di rilassamento. Qui si chiama dist anziché di. Ma in che ordine li considera? Ecco, lui anziché considerare gli archi in ordine qualsiasi, ordina gli archi per distanza minima. No? E quindi estrae ogni volta il vertice U. Okay? Il vertice U è il vertice predecessore, sto cercando di considerare se è il posto da cui passare, come quello che a distanza minima rispetto ai vertici di partenza. Quindi io metto tutti i vertici in coda, in una coda prioritaria. Okay? E questa coda la ordino dinamicamente sulla base della distanza dalla radice, dal sorgente. E ogni volta mi chiedo qual è il vertice U già raggiunto che ha distanza minima e provo con quel vertice U a rilassare tutti i suoi vicini, tutti i suoi successori. Quindi vediamolo così. Questo grafo ABCDE, orientato pesato. Okay. Inizializzo, come già sappiamo, il vettore di pesi con tutti infiniti tranne nella sorgente A, dove ho il valore 0. Adesso cosa fa l'algoritmo di Dijkstra? Dice, in questa coda di vertici, qual è quello che ha peso minimo? A, bravo, è l'unico, gli altri hanno peso infinito. Ok, adesso cerchiamo di rilassare tutti gli archi uscenti da A. AB a C. Quindi estraggo il minimo che è A e provo a rilassare AB e AC. Ci riesco? Sì, perché sia B che C avevano peso infinito. Quindi adesso nella coda ho B e C. Al prossimo giro e come vertice già nella soluzione ho messo un vertice A, perché l'ho estratto dalla coda, no? Quando l'ho estratto dalla coda l'ho messo da parte. A questo punto mi chiedo, tra B e C, qual è il minimo? C. Allora, estraggo C, lo tolgo dalla coda e provo a rilassare tutti gli archi uscenti da C. Quindi abbiamo CB e CD e CE, sono tre. Allora, vediamo un po', CB, B aveva 10. Viene rilassato? Sì, perché 3 più 4 fa 7. CE viene rilassato perché 3 più 2 fa 5, che è minore di infinito, e l'altro ovviamente 3 più 8 fa 11, che è minore di infinito, ma quelli che avevano infinito non ci preoccupano. Però cosa abbiamo fatto? Qual è la furbizia che abbiamo fatto? È di considerare C prima di B. Perché se avessimo considerato prima B, avremmo considerato un cammino ABD, un cammino A, basta perché poi non c'è ABE, eventualmente un cammino ABC anche, per poi ridefinirli. Perché nel momento in cui ABD avremmo detto che è a distanza 12, D avremmo detto che D è a distanza 12. E tutto ciò che c'è dopo D si prende una distanza che è figlia di quel 12. Che è figlio di questo 10 a sua volta. Poi dopo prendiamo in mano C e scopriamo che B non è raggiungibile con distanza 10 perché si è raggiungibile con distanza 7.
Allora, da quel momento in avanti, B, D e tutto ciò che sta dopo è da rifare. Quindi, se ho preso 10, B che valeva 10, e ho fatto del lavoro dopo, e poi riprendo C, e scopro che B è da modificare, sto facendo il lavoro due volte. Allora Dai sta dicendo, ogni volta prendi solo il minimo, così sei sicuro che non ti sarà, non dovrai mai modificarlo. Come fa a dire sicuro? Perché non ci sono archi negativi. Per cui se lui è il minimo, tutti gli altri vertici hanno un peso che è maggiore del suo. Più un arco che è sicuramente positivo, e qui sta il suo vincolo, di sicuro non mi permette di diminuire il valore di C. Anche se nel grafo c'è ancora un pezzo che non ho guardato, non importa, non ci sarà mai un modo in cui possa ritornare a C con un valore minore di 3. Mai. E quindi una volta che l'ho preso, è definitivo. Non lo considero mai due volte. Ok, adesso facciamolo, andiamo avanti. Da 3 dobbiamo rilassare, abbiamo detto, questi tre archi. Rilassiamoli, allora vuol dire che B diventa 7, C diventa 11 e E diventa 5. C l'ho tolto dai piedi e mi chiedo qual è il minimo tra 7, 11 e 5? 5. E. Allora E lo raggiungo da C, l'ho scoperto in questa fase di rilassamento. Ricordatevi che quando io faccio il rilassamento sto scrivendo nel vertice di destinazione qual era il vertice precedente da cui provenire, no? Pi greco di E vale C. E quindi il prossimo che prendo sarà E, e vado a considerare tutti gli archi uscenti da E. In questo caso ce n'è uno solo che va verso D. E quindi 5 più 9 fa 14, non rilasso D perché valeva già 11. A questo punto, quindi, gli archi uscenti da E non mi danno nessun rilassamento nuovo, ma E l'ho già messo. Rifaccio il lavoro, gli archi uscenti da B. No, quindi non ho fatto nulla. Adesso il prossimo minimo è B. E quando lo prendo, vedete che si sono evidenziati in rosa questi colori. Quando lo prendo, vedete che il vero diminuisce. Quando lo prendo sono sicuro che non diminuirà più. Se lo prendo solo nel momento in cui sono sicuro che non diminuirà più. E a questo punto ho archi uscenti che sono B, C, e sono sicuro che non può fare di meglio. BD, che può fare di meglio, 7 più 2 fa 9 e migliora rispetto all'11. Questa freccia rossa qua non c'è. Allora, qui c'è un punto che intuitivamente non è convincente. Dici, ma tu hai preso prima, no? Hai preso C anziché B perché C era migliore. Ma poi nel frattempo B è cambiato. Quindi fate una scelta locale, in questo senso l'algoritmo si chiama greedy, fate delle scelte locali puntuali che poi non riconsidera, non le va a rivalutare. Io prendo C quando so che B diminuirà ancora, ma la garanzia che ho io, e che è una conseguenza del fatto che non ho archi con peso negativo, è che per quanto B possa diminuire, non potrà mai diventare minore di quello che c'è adesso in C. Mai. Allora, per questo motivo l'algoritmo funziona. Se aveste anche solo un arco negativo, lui prende C, quando in realtà B potrebbe diminuire e diventare minore di C. E allora il fatto di dire ho preso C una volta per tutte e non lo riconsidero più sarebbe sbagliato. Altri algoritmi non fanno questa assunzione, quindi hanno la possibilità di riconsiderare più volte un vertice quando cambia il loro predecessore. Poi lo possiamo vedere. Vabbè, poi questo è il punto d'arrivo. B rilassa D, non rilassa C ovviamente,
E finalmente prendo D, e quando dico finalmente è perché era l'ultimo e ho finalmente certezza che il suo peso è 9. Quindi questo signore qua ha una complessità che è di fatto proporzionale al numero di archi. Adesso noi abbiamo ragionato in termini di vertici, però cosa abbiamo detto? Scelgo un vertice uno alla volta e per ogni vertice considero i suoi archi uscenti. Quindi il numero di volte che questo rilassamento viene tentato è una volta per ogni arco uscente. Okay? Quindi il numero di operazioni che fa l'algoritmo è proporzionale al numero di archi. È lineare nel numero di archi. Non c'è ricorsione, non c'è niente di esponenziale, non c'è niente di quadrato. È lineare. Qui c'è un V quadro perché in realtà una volta che trovo l'arco devo trovare qual è il vertice adiacente. E quindi a seconda dell'implementazione del grafo, questo lookup del vertice che faccio tante volte può costarmi un certo peso. Ma in realtà se uno lo fa con un hash table che ha un albero, una prestazione logaritmica, scende a questo livello. Quindi è un algoritmo lineare che mi garantisce l'ottimo in un grafo orientato, pesato o non orientato, pesato con pesi positivi. Ok, domani vi faccio vedere in JGraphT qual è il metodo da usare.